Questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sono state presentate tutte le attività realizzate e da realizzare per i senza fissa dimora, con un quadro di servizi che comprende tra l'altro una centrale operativa sociale, unità mobili di pronto intervento, strutture di accoglienza notturne e residenziale, un piano per il freddo ed uno street store, ma l'attenzione oggi si è incentrata in particolare sulla realizzazione di un centro di accoglienza per i senza fissa dimora nel Real Albergo dei Poveri. Il Real Albergo dei Poveri finalmente riparte. Quindi un appello a tutti a contribuire sotto ogni punto di vista, e quindi da una parte noi avremo questo luogo di solidarietà e di accoglienza che non è un dormitorio e non è un parcheggio di persone, ma è tutt'altro, è un luogo di vita e nello stesso tempo contestualmente il rilancio con l'assegnazione dei locali dell'Albergo dei Poveri come luogo della cultura. In più la partenza da qui a qualche giorno dei lavori di riqualificazione di Piazza Carlo III, sia i giardini che le strade fanno allargare il processo di riqualificazione della nostra città e l'estensione del centro storico. Quella è una parte storica, centrale, vitale e strategica della nostra città. Lo scopo è quello di creare non un altro dormitorio pubblico, ma un luogo in cui trovare una dimora e soprattutto restituire dignità e creare condizioni di accoglienza e di sicurezza. La parte sinistra è completata e stiamo completando l'assegnazione dopo una manifestazione di interesse pubblico che abbiamo fatto. Stiamo completando l'assegnazione e contiamo di chiudere entro l'anno. Non ci sarà personale dei servizi sociali del comune, proprio perché noi vogliamo fare una rete, come è stato detto, una rete col Comitato Realbergo dei Poveri, una rete con gli avvocati, una rete con gli psicologi, una rete con la città. L'Albergo dei Poveri è proprio la casa di tutti e quindi tutti devono contribuire, così come l'appello che ho fatto all'inizio per dare una mano economicamente, come ha fatto il Rotary per esempio per l'acquisto delle docce e i luoghi per lavarsi. Insomma, finora c'è stata una risposta molto forte della città, perché i poveri sono aumentati a Napoli come sono aumentati nel mondo, quindi lo sforzo nostro è incredibile, è fondato molto sulla collaborazione e voglio dire che anche l'abbiamo dimostrato con l'ultima manovra dell'altro giorno di assestamento di bilancio. Noi non abbiamo non solo tagliato niente al sociale, abbiamo addirittura aumentato le risorse destinate alle politiche sociali, migliorando anche la qualità della spesa. Questa credo sia una risposta molto forte anche alle politiche di austerità e di disumanità di finanza pubblica che certe volte vengono messe in campo dal governo centrale e qualche volta anche dallo stesso governo regionale.